questo ritardo nell'attività potrebbe avere degli effetti deleteri. In Piemonte si prova a ripartire dopo l'ondata Covid che l'ha vista tra le regioni più colpite. Ma dopo il blocco delle cure imposte dal lockdown, solo nell'ASL di Torino sono 80.000 gli esami e le visite che devono essere recuperate. Queste 80.000 visite o prestazioni non urgenti programmate saranno riviste insieme anche con i medici di medicina generale, con i cittadini per pianificarle. Qui siamo al CUP dell'ASL Città di Torino e da qualche settimana le persone stanno provando a riprenotare le visite in vista della progressiva riapertura degli ambulatori a metà giugno. Il numero delle telefonate è veramente più che raddoppiato rispetto alla normale standard o rispetto a quel piccolo 10% che invece avevamo nella fase di lockdown, quando ovviamente tutto era bloccato. Stiamo contattando telefonicamente tutti i pazienti. Se non li troviamo al telefono, fortunatamente la maggior parte, direi il 90% delle persone ha lasciato un cellulare, mandiamo eventualmente un WhatsApp o un messaggio o addirittura una mail chiedendo di contattarci. Si prova a ripartire anche negli ospedali della Città della Salute di Torino, il polo sanitario più grande a livello nazionale ed europeo. Qui, da marzo a fine aprile, sono state bloccate più di 60.000 prestazioni ambulatoriali. Qualcuno ci chiede di procrastinare la visita, magari può essere visto già a giugno, ha chiesto di poter essere prenotato a luglio, o qualcuno magari o ha transitato in pronto soccorso o la sua classe di priorità è cambiata, è diventata un pochino più emergente e quindi lo abbiamo già visto nel nostro percorso delle visite ambulatoriali urgenti che è sempre andato avanti. Ora però si fanno i conti anche con i danni che questo blocco ha comportato. Secondo il professore Paolo Gontero, le visite di follow-up sono state dimezzate o addirittura sospese nel 70% dei centri. Si può parlare proprio di un danno indiretto ai pazienti? Allora, questo è ipotizzabile per alcune patologie oncologiche. Per esempio, noi sappiamo che il tumore della vescica aggressivo, se il tempo intercorso tra la diagnosi e il trattamento chirurgico è superiore a 3 mesi, la probabilità di cura è inferiore. Vi sono però anche delle patologie oncologiche a rischio basso in cui noi sappiamo che dilazionare di alcuni mesi il trattamento comunque non si riflette in una riduzione della possibilità di cura. I 3 mesi di lockdown hanno creato tempi d'attesa, a parte le urgenze, le emergenze che sono sempre state garantite, e questi cominciano a diventare urgenti. Quindi è necessario fare un piano straordinario per velocizzare gli interventi in elezione, per velocizzare anche le visite, che sono tantissime. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un progetto di incentivazione anche per fare operazioni e visite anche in giorni prefestivi, magari prolungando l'orario su base volontaria e incentivando i professionisti anche con l'assunzione. Ma le risposte della regione si scontrano con le perplessità degli operatori sanitari e dei sindacati. Parlare di raddoppio di attività implica che la struttura sia in grado di operare questo raddoppio, ma le nostre strutture sanitarie non sono delle strutture che lavorano a regime ridotto, lavorano a regime pieno, e quindi questo è chiaro che comporterà degli svolti organizzativi non sempre facili da attuare. I medici piemontesi hanno in questi ultimi 3 mesi lavorato allo stremo e dimostrato tutta la loro professionalità. Adesso non sarà così facile chiedere di continuare in un periodo in cui dovrebbero usufruire delle ferie che invece sono state sospese per un decreto legge, continuare a fare degli orari extra. Ecco, questo avviene in Piemonte.